Bentornati amici esageratissimi sul canale di Stenico. Io sono Nico. Io sono Ste. E ho io in mano joypad stavolta. La seconda puntata la provi tu. Io proverò una di quelle puntate più esatto, esatto. No, ma tipo sta puntata sarà tutto dialoghi, tipo ciao amore, come stai? Vado certo. A lavorare, non faccio un cazzo, poi la puntata dopo solo incubi. E infatti ecco perché tu devi fare perfetto, questa puntata. Va bene. Proseguiamo l'avventura e vediamo che cosa succede. Boh, puoi guidare. Comportiamoci da turisti. Mettiti vicino a quel vecchio signore. Voglio farti una foto con la città sullo sfondo. Certo. Ho anche un Mozzarto. Mozzarto morto. Da Merino poco prima si è sbagliato da un ostico. Addosso. Top. È mezzo. Un momento per farci visitare. Tra due settimane si terrà la festa del cervo. La festa del cervo, Sentito. Attenzione alla festa del cervo. La moglie verrà cervizzata. Esatto. Io sono Pat Maina, è molto piacere. Quindi il nostro incubo è che ci fanno la moglie. Non fingerò di non riconoscere uno scrittore famoso come lei, signor Wake. È un piacere. E sono anch'io un avido lettore. Spero di non apparire troppo presuntuoso, ma lavoro come conduttore alla radio locale. Mi concederebbe un'intervista? Senta, signor Main, sono in vacanza e le sarei grato se la mia presenza qui restasse tra noi due. Sono certo che capirà. Va bene, conti sulla mia discrezione. Comunque, gran controllo di Stefano nelle telecamere. Sì, è perché sto facendo il taglio cinematografico, vedi? Grande. Cercando di far vedere proprio il massimo. Comunque ha dei problemi al collo come quello di CSI questo. Esatto, piano piano, vedi, faccio vedere tutto. Vedere il panorama. Il panorama. Ok ragazzi, la puntata è finita, esatto. Ci vediamo con il prossimo episodio. Sì, senti, stronza. Ne ho scattate un paio molto belle. Vedo che ti sei fatto un nuovo amico. Ottimo. Sì. Ok. Sì? Ehi, fenomeno! Come sta il mio scrittore preferito? Sei già arrivato? Barry? Sì, siamo appena arrivati. La gente del posto ti crea problemi, basta dirlo. Salto su un aereo e vengo a controllare la situazione. È arrivato e risolva problemi. Bene, ottimo. Voglio solo accertarmi che ti goda un po' di relax e ricarichi le batterie. Beh, com'è il posto? L'energia bello, pieno d'acqua. Barry, siamo appena arrivati. Ok, Al, ti richiamo più avanti per sapere se è tutto a posto. Ok, Al. Al Pacino. Mi sto solo preoccupando. Scusa, non puoi controllare in giro se c'è qualcosa oltre a stare a questa che è fotografo. Andare. Sai, vai a vedere quello in fondo che dico. Barry è Barry. Posso sempre spegnere il telefono. Che ti dicevo? Un SMS di Barry. Saluta anche te. Ah, vedi, stanno preparando i cervi. Su, torniamo alla macchina. Va bene. Sopra non puoi andare dal tipo che era. No, mi sembra che chiudo. Vedremo chi riderà per Ok, buona giornata anche a lei. Cos'è che ti ha detto questo? Che vedremo chi riderà per ultimo pallone gonfiato. Ma no, prendi il fucile, prendi il fucile. Servizio completo. Ma poi il fucile. Questi, ce ne sono due. Io la macchina. C'è il pompa. Addirittura alle valigie. Tu devi soltanto portare il tuo bel culetto sull'auto e goderti il viaggio. Però stai calma. Sì, sembra che tu abbia un marito fannullone. Lancia il traghetto. Sì, ho un debole per lui. Forza, andiamo fannullone. Muovi. Fannullone. Fannullone, io scrivo. Facci i libri. Perché vendo. Non ho un cazzo di revolver. Dobbiamo passare alla tavola calda a prendere la chiave del cottage dal proprietario. Un certo Carla Stachi ci sta aspettando. Faccio il rifornimento e tu prendi la chiave. Ripasso tra un quarto d'ora. D'accordo. Alan, grazie di essere venuto qui con me. Anch'io ti amo. Vai, prometto di fare. Veramente non gli ho detto ti amo. Sono contenta che sei venuta con me. Anche io ti amo. Mi ero dimenticato esistessero ancora posti così. Ah, comunque città c'è una... dove tutti no, conoscono deve tutti. Essere nessuno. Benvenuto alla tavola calda, Odir. Salve, forse lei può aiutarmi. Sto cercando... Signor Wake, Alan Wake. Oddio, sono la sua più grande fan. So che lo dicono tutti, ma io lo sono davvero. C'è una gigantografia nostra. Bene, esatto. Mi fa piacere. Rose. Sto cercando il signor Stachi, Carl Stachi. Carl? Ma certo, signor Wake. Deve essere andato alla toilette. Sarà qui in un momento. Non credo ai miei occhi. Ho tutti i suoi libri. Ho preso il cartonato da una libreria quando c'è un termos dalla vetrina. Di caffè. Beh, e lo tieni qui.
Ok, figa. Figliolo, ho voglia di un po' di musica. Perché non metti Coconut? È la numero 6 nel jukebox. Aspetta, prima devo prendere il caffè. Io, ma mi si sono... Non ho capito cosa servono i termosi caffè. Ma che ne sono? Problemi di circolazione. Ah, sì. Ma scherzi. Coconut ancora. Mi fai schifo. E ti definisci un rocker? E che ne so, metti un pezzo. Ho messo un pezzo. Sì, ogni tanto si incanta. Dei metalli. Capita. Solo dagli una bella botta. Siamo arrivati, già facciamo rissa col jukebox. Così, ecco, proprio così. Sì. Ubriaco, ho perso. Capito, sono morto e questo è il tempo. Questa non so cosa sta guardando, c'è tipo paura, cosa sta facendo? Non so, accende e spegne la luce. Accende. Asino, e vedi che la luce costa, c'è un prezzo, bene. Qua c'ho la mia fan numero uno. Questa secondo me è... Fan number one. Sì, questa qua mi può fare da gruppi, secondo me. I gruppi, tipo. Vabbè, provo ad andare lì dove quella lì sta tentando. Vedi che ci sono io. Alan Wake, The Sudden Stop. Madonna, la traduzione è stata The Sudden Stop. The Sudden Stop, la fermata. Sudden, non mi ricordo. La fermata del Sudden. Sudden, non mi ricordo. Ciao, sono Sudden, anche io. Non è quando che non ho niente da fare. Il termine Sudden, però. Quando non c'ho niente da fare, saluto non tutti gli amici. Là dentro, ragazzo, ti farai male al buio. Mi farò io male al buio. Aspettare. Volevo trovare Stachi, recuperare la chiave e andarmene subito. La cameriera mi innervosiva. Succedeva con tutti i fan sfegatati. Madonna, comunque, fai un altro lavoro. Se i fans ti fanno tutto bagno questo bagno delle effetto. Donne, chiuso. Scusa, ma volevo vedere... Massimo, sempre. Comunque, a proposito di saluti, dobbiamo salutare un nostro nuovo utente che comunque è partecipe. Alex Uzi, un saluto. Ciao Uzi! Ciao Uzi, non mi sparare. Ti aspettiamo sempre nei commenti. Ovviamente un abbraccio calorosissimo al nostro amico Michele. Signor Stachi. Grande Michele. Michele, sei contento? Dobbiamo portarlo. Carl non è potuto venire. Purtroppo non si sente bene. Ma ho la sua chiave e le indicazioni per raggiungere il lago. Ok. Auguro un buon soggiorno nel mio cottage. Verrò a controllare che sia tutto a posto. E a conoscere sua moglie. Insisto. Chiaro? Grazie. Oh, tiragli due schiaffi. Ah, non è nell'oscurità. Quando è brutta la signora? Vabbè, dai, ma non sembrava così. Cioè, sembrava più inquietante prima. Sì. Alla fine, cioè, se vai in qualche paesino del sud, le trovi. Sarà sicuramente. Comunque, è la collana di Perry. La signora, secondo me, è spaventata da Mortizia. Esatto, dalla comare. Questa volta hai avuto fortuna, ragazzo. Al buio puoi farti male. Sì. Bisogna proprio sistemarla e devo ricordare a Sara di... Addirittura meglio di quando canti tu. Tutto bene. Madonna. Meno male che gli piaceva sta canzone. Splendido, splendido. Mamma mia. Si gonfia come un pallone. Gli Anderson sono musicisti del posto. Aspettiamo che il dottor Hartman passi a prenderlo. Sono scappati dalla sua clinica, perfetto. Grande qui lo stagista dell'esercito. Arrivederci. Con questo cappello imbarazzante, comunque. Ma fatti una vita. Madonna, che tempismo, nostra moglie. Minchia, perfetto. Minchia, manco quando aspetti il settantuno sotto cazzo. Ho la chiave e le indicazioni. Mio eroe. Ho preso qualche torcio. Non si sa mai. Ho preso qualche torcio. Oh. Ehi, aspetti! Signora Wake! Le sue chiavi! Mazza è trambata per quindi mi ha mandato via gli sbagliati. Quindi stiamo andando nel cottage sbagliato. Hai visto che posto? Sarebbe uno sfondo perfetto per un libro. Questa dovrebbe essere una vacanza, Alice. Ci penserò quando torneremo a casa. Ok? Si chiama Alice. Ok, ne riparleremo più avanti. Altman, qui su KBFFM. Non mi andava di parlarne. Avrei voluto soltanto nascondermi. Questo è uno dei miei pezzi preferiti. Una volta ero stato uno scrittore di successo, ma era passato molto tempo.
Erano 2 anni che non riuscivo a scrivere una sola riga dal mio ultimo libro. Non le scrivevo, le tiravo. E ora è il meteo. Sarà una notte di cielo terso, perciò monumenti di città guardati in alto di tanto in tanto per ammirare le stelle che brillano nel cielo. È molto buio qui, ma... Madonna, guarda il cottage in mezzo al nulla. Spero che non venga segnato dal copyright. Bene. Oh, traversa. Divers Eyes. Wow. È meraviglioso, Alan. Sì. Bellissimo, bellissimo. Guarda, mamma mia, che gusti di me. Comunque sì, non è male. Saremo al sicuro prima che faccia buio. E poi nel pozzo. Il pozzo mi dice qualche non cosa. Preoccuparti. Alice soffriva di una fobia, la paura del buio. Ah, non ecco. Che ci ecco perché scrivevamo questi racconti del buio macabro. Il pozzo di The Ring. Niente. Sicuramente verrà fuori qualcosa da qua. Torniamo indietro a piedi. No, vabbè, vediamo, sai, magari qualche volta tra un albero e una pianta di ciliegio. Vabbè che non è, non so, non è un gioco di ruolo, quindi non c'è roba nascosta, non è Dragon Age, però. Come no? Questo è un gioco di ruolo, è il ruolo di quello che muore. È il ruolo di quello che finisce male. Ciao ragazzi, stiamo tornando a piedi a prendere le chiavi da Stachi, esatto, che esatto, praticamente ci rincorreva con una trambata in testa. Ah, vabbè, ma secondo me c'è qualcosa, perché se mi fa fare tutta sta strada è perché c'è sta qualcosa. Ah, c'è la macchina. Vabbè, ho capito, che ne so. No, ma da prendere. Osserva. Tutta sta strada per il caffè. Evidentemente prendeva il nome dalla forma dell'isola. Sembrava un'enorme zampa di uccello. Alice aveva detto che il lago era una caldera. Lì sotto c'era un vulcano spento. Che bello. Che col culo ci abbiamo noi e rutta sta. Però vedi, là, termos di caffè. Ragazzi, non so che cazzo servono i termos di caffè, però io... Scrivetecelo nei commenti. Esatto, dice, ma i termos di caffè, cosa? Perché noi non siamo capaci di andare su Google. No, in teoria il termos di caffè rigenera la salute, dovrebbe. Immaginavo che fosse una cosa del genere. Abbiamo talmente tanto bisogno che ci siamo rifatti tutto il gioco al contrario per prenderne uno. Yahoo! Senti, prova a scavalcare di qua. Sì, così muoio subito. Vabbè, poi mi devo rifare di nuovo tutto per andare a prendere il termos di caffè. Termos di caffè, sì, immagino. E niente, vabbè ragazzi, chiacchieriamocelo nel frattempo. Sono riuscito a uccidermi facendo un salto. Vedere che Stefano se la rifà. Arrivo, ecco. Diteci arrivo nei commenti se questo titolo vi piace. Ovviamente condivideteci sui vostri social network. Io non l'ho mai giocato, quindi fateci pubblicità, parlate con i vostri amici, con i nostri parenti. Amici, parenti, ragazzi, esatto. Popcorn, patatine, venghino al mercato della pulce. Il prodotto non si cambia. Corvi, il prodotto non si cambia. Beard Leg Cabin. Perfetto. Piglia la cariola, vai a cariolate. Prendo la cariola. A cariolate in faccia, no, con la torcia. Niente. Ma perché corre sempre, tra l'altro? Non lo so, hai visto che hai dei problemi a guidarlo anche tu? No, vabbè, ma non è quello, nel senso, cioè, è che diventa quasi ingestibile quando corre perché ha questi scattumi. Guarda che bello. Se non mi sbaglio, c'è anche un'espansione del gioco. Sì. Ma questa qua è la Collector Edition, quindi c'è già. Mamma mia, ragazzi, tutto questo insieme. È la Collector Edition. Sì, Edition. Non so come. Definition. Game of the Year, non so come cazzo. Quello che è. Marlon Brando, Fails. Two-Face, Numa Yei. Questo? Qua mi sa che ci c'era un vecchio generatore collegato al cavo elettrico. Ok. Accendi. Sì. I quick player, quick time player. Generatore genera la luce. Mi do una rinfrescata e comincio a sistemare. Sì, okay, infatti bella. Un'occhiata in giro. L'isola una volta era stata teatro di in chiedi divertimentoni, bro. Cala la notte. Era un posto magnifico. Cala la noce. Speravo davvero di poter riposare. La noce bailando. Dormire. Dimenticare il mio lavoro. Pensavo saremmo stati felici lì. Invece torna da Alice. Madonna, quanta luce che fa Alice. Madonna, quanta luce. La luce di Alice.
di Patino. Guarda la Corvette qua, la Cornac. Ma che dici, secondo te trovo qualcos'altro prima di entrare, no? Ste, no, ci ha rotto il cazzo con sti giri. Vabbè, magari c'è qualche termos. Abbiamo disegnato la map dell'isola. Minchia, il cavallino lì mi fa... Dai, 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 prendilo, picchialo. Se lo prendi. Illumino, sparagli. Sparo, comunque, ecco. Felice, tesoro. Tesoro, dove sei finita? Ti sei già buttata giù, sei già suicidata. Il termos. Prendi il termos. Sono sopra. Ho una sorpresa per te. Oh, eccola! Finalmente, il momento che attendavamo tutti. Con Alice, la... spegni le luci. Alice, spegni le luci. Questo? La, una radio. Benvenuti sulla radio Festa del Cervo. Ecco. Oh mio Dio! Spero che si senta. Dico che si senta. Insomma, mi hanno fregato tutto. Non dovevamo dare nell'occhio, eh? No, soprattutto il tipo ha detto: no, stia tranquillo, non dico niente a nessuno. Che l'ho detto subito alla radio. Pam! Ste passerelle sul lago mi hanno sempre affascinato. Non potevo fare a meno di immaginare orrori di ogni sorta agitarsi nelle sue parole. Esatto, mi hanno sempre fatto prendere male sta roba. Che cadesse. È come quando io cammino sulle grate che ho paura. No, no, quello sono i cani. Io uguale. Ah, ok. Io ho paura che io, la mia fobia è che una grata mentre ci passo sopra si pieghi e cade. No, io quello no, però cioè le acque del lago che non vedi sotto mi hanno sempre preso male. Vabbè, dai, andiamo da Alice. Calcolando perché... che siamo sopra un vulcano spento. Sì, infatti. No, vabbè, ma direi che boh, andiamo da Alice che ha una sorpresa per noi. Alice? Alice? Alan, sbrigati lumaca. Sì, arrivo, arrivo. Sbrigati lumaca, sono tutta sbavata. Ah, senza pantaloni. Via. Qua? Minchia, che sorpresa. Cazzo? Sorpresa. Alice. E questa cos'è? Ma vaffanmo, Kelly. Devo confessarti una piccola cosa. Pensavo che qui saresti riuscito a scrivere, che l'aria ti avrebbe aiutato. Dannazione, Alice! Tu! Tutti voi cercate di... Ehi, aspetta, ascoltami! Qui vicino abita un dottore, il dottor Hartman. Ho letto un suo libro, ha una clinica privata. È un esperto nell'aiutare gli artisti. Forse... Adesso vuoi anche farmi ricoverare? No, non è così! No! Alan! Alan! Ah, oh, no, basta, no! Non voglio sentirne parlare! Maledizione, Alice! Ho visto. Maledizione! Sapevo che non mi avrebbe seguito nel buio. Avevo bisogno di un po' di tempo per pensare. Che cazzo? Sei manco più camminare. Non lo sto neanche guidando. Bestemmiando. Non lo sto neanche guidando io, quindi è caduto da solo. Sì, con la pila. Dannazione. Alice! 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 Pervase il cottage, la luce era saltata. Alan! Dove sei? Arrivo, un momento, faccio Alice, l'artista. Yeah. Ricordi. Aia! Devi illuminarli. Sì, ho visto. Ci uccideranno tutti! Siamo per morire! No! Tanto sicuramente... Alice! Alice! Caduto. Ciao Alice. Oh, no! Saluto festoso. Salutate Alice. Sì. Attenzione! Alan Wake versione... Jack Sparrow. Apneista. Continua. Svegliati, Alice! Svegliarsi nell'auto incidentata fu come lasciare un incubo per viverne un'altra. Non ricordavo come fossi arrivato lì. Sapevo soltanto che qualcosa di terribile era successo ad Alice. Il telefono era muto.
Dovevo cercare aiuto a piedi. Ma scusa, quando ci siamo accappottati qua? Non lo so. Tra le cose di Alice c'era un libro, The Creator's Dilemma, del dottor Emil Hartman. La vista del libro fece riaffiorare il litigio con Alice. Non mi piaceva, e non mi piaceva l'aspetto compiaciuto di quel tipo in copertina. Ecco. Va bene. Va bene, ragazzi, con questa puntata di Alan Wake è tutto. Diciamo lo sapevo che io facevo la puntata, quella, la puntata fatecchia. Dai, tu fai le azioni con quelli che spari. Sì. Con questa puntata è tutto. Siamo in un incubo, siamo in un sogno, non si è ancora capito. Siamo in realtà, in un cottage, non prima si era il sogno, non si è capito niente. Insomma, una roba alla Inception. È uguale. Okay. Va bene, ragazzi, dai, un saluto da Nico e un salutissimo da Ste. E lasciate un commento sulla nostra pagina Facebook, condivideteci, fateci conoscere dei vostri amici, parenti e conoscenti, anche dal fruttivendolo sotto casa. Esatto. Tra un chilo di mele e un chilo di ciliegie, fategli e mostrategli i nostri video al tabaccaio. Ciao, ragazzi. Ciao.